Bentornati, dicevo prima, il rallycross è sempre una specialità che prende più corpo nel mondo dell'automobilismo mondiale, anche grazie alla partecipazione in prima persona delle case automobilistiche, ma le regole sono pressoché sconosciute e non sono esattamente come in tutte le altre categorie dell'automobilismo. In questo prossimo servizio, Kimi Hansen, che è il pilota del team Hansen, Peugeot Hansen di rallycross, ci racconta come si svolge una gara di questa categoria. Ciao, sono il professore Timmy Hansen del team Peugeot Hansen. Ora vi spiego come sono le regole sportive del rallycross. Dopo il sorteggio che determina l'ordine di partenza della prima manche, vengono disputate le manche 1, 2, 3 e 4, dove la classifica include il tempo complessivo delle 4 manche e tutti i piloti corrono contro tutti. Dopo queste 4 manche, abbiamo una classifica intermedia con l'attribuzione dei punti e soltanto i 12 migliori vengono qualificati per le semifinali e per gli altri piloti la gara si ferma qui. I primi 12 sono separati in due semifinali con 6 vetture e bisogna arrivare nei primi 3 ed arrivare in finale. In finale ci sono 6 vetture e la gara è su 6 giri. Il vincitore è il primo che arriva alla linea del traguardo.